Kick off si parte, inizia ora la sfida tra Accademia Soccer e Bonolis Teramo, valida per la categoria Under 10. Subito rubato il primo pallone, arriva anche la prima parata, calcio d'angolo. Avanza la Bonolis, ferma tutto. La formazione blu in mezzo al campo riparte in velocità e si sblocca subito la gara con il vantaggio dell'Accademia Soccer. 1-0 il risultato quando non sono passati neanche 60 secondi. Giro palla dell'Accademia Soccer. Koruma, servito in mezzo al campo, è solo il numero 19, prova ad andare, salta tutti, la mette al centro, è bello il passaggio filtrante, bella anche la parata. Della nostra postazione, arriva Ortolano, la rimette al centro ma non c'è nessuno che raccoglie, quindi Grasso prova a far ripartire la manovra per la Bonolis. Si inserisce Faraschi ma non tocca in maniera efficiente il numero 37. Di Berardo prova ad andare lui a mettere ordine, a creare qualcosa di offensivo. Kuruma non glielo permette. Avanza il numero 19, va da solo, la mette al centro e ottimo il passaggio per Gizzi. Bella risposta da parte di Mazzoni. Canna. È lui l'incaricato a battere la rimessa laterale dalla sinistra. Percetta di Berardo, ha tanto campo davanti a sé, può avanzare in velocità il numero 39, salta Kuruma, di Berardo ci prova. Non calibra bene. Percetta Covelli, la traiettoria con le mani. Ancora rimessa laterale per l'Accademia, molto più avanti rispetto alla precedente. Kuruma con la testa troppo debole. Taraschi, viene fermato il numero 37. Avanza l'Accademia, ci prova il tiro ribattuto, anche la seconda conclusione, due bellissime parate da parte di Mazzoni. Di Berardo ci prova da lontano, pallone respinto, ancora Bonolis lì davanti, provato il piazzato da parte di Ortoni, bloccata però la traiettoria. Duplice fischio, termina qui il primo tempo. Al via la ripresa, si riparte con il primo possesso dal basso per l'Academy Soccer. Parte con il destro, potente, e la insacca. 1-1, parità ristabilita dalla Bonolis Teramo. Finizione calciata in maniera perfetta al numero 39 di Berardo. 22esimo minuto, 1-1 tra le due formazioni, avanza la Bonolis, riesce a passare Ortoni, fallisce la mira. Bellissimo il passaggio, Zizzi si ritrova lì con il destro. Non sbaglia il colpo, gonfia la rete e riporta l'Accademia Soccer sul 2-1. Vantaggio riconquistato dalle casacche blu. E non c'è più tempo, arriva il triplice fischio. Termina qui, vince l'Accademia Soccer con il risultato di 2-1.